tutti i miei piccoli mangiatori di libri, bentornati sul mio canale. Oggi, per il nostro consueto appuntamento sui criminali di ieri e di oggi, vi voglio raccontare una storia che semplicemente l'ho trovata terribile. Infatti, prima di iniziare, vorrei invitare tutte quelle persone più sensibili a non guardare questo video per i temi trattati, perché saranno temi molto forti, molto cruenti. Infatti oggi vi voglio parlare di Enriqueta Martí, la vampira di Barcellona. Prima di iniziare voglio anche scusarmi per come pronuncerò alcune parole in spagnolo. Enriqueta Martí nasce in un quartiere popolare di Barcellona con un padre alcolizzato e una madre che per mantenere la famiglia lavora come donna delle pulizie, però a causa di questa miseria la vita di Enriqueta è segnata. Infatti a 16 anni inizia a prostituirsi per avere i soldi per comunque dare una mano alla famiglia. Il suo luogo di lavoro è il quartiere del porto di Santa Madrona. A 20 anni conosce e sposa Juan Pujaló, un pittore di scarso successo, tant'è vero che per sfuggire alla miseria la donna decide di riprendere il suo vecchio lavoro, che è mal visto dal marito, il quale infatti dopo 10 anni di matrimonio la lascia. Enriqueta però è una donna molto ambiziosa e non si dà per vinta, ma anzi, una volta risparmiati i soldi necessari, lascia il bordello nel quale lavora e ne apre uno tutto suo. La sua esperienza lavorativa le ha permesso anche di conoscere l'alta società di Barcellona, comunque tutte persone molto altolocate, i quali le confessano i loro desideri più lascivi e più inconfessabili, e tutto questo le aiuterà anche ad avere una specie di immunità con la polizia. Infatti per diverso tempo Enriqueta Martí la farà sempre franca. La giovane Martí sviluppa una doppia vita, infatti se di sera si veste come una donna di altolocata, di giorno invece indossa degli stracci come se fosse una mendicante. Questo perché lei ha anche un aspetto molto dolce che attira i bambini più poveri di Barcellona, rapisce e li avvia alla prostituzione. In seguito, con il passare del tempo, Enriqueta, oltre a gestire la prostituzione minorile, inizia un'altra attività, quella di vendere una sorta di pozioni magiche sempre alle donne altolocate, con la convinzione che queste pozioni possano guarire da ogni male e farle restare giovani e belle. E effettivamente inizia un vero e proprio mercato che le frutterà parecchi soldi. Però quello che i suoi clienti non sanno però è che queste pozioni sono fatte con parti del corpo di quegli stessi bambini che ormai non vengono più richiesti. Infatti vengono utilizzati principalmente capelli, ossa, occhi, grasso di ventre e cosce, sangue e cervello. Il 10 febbraio del 1912 però Enriqueta Martí compie un passo falso, infatti rapisce la piccola Teresita Guitart Congost, perdonate il mio spagnolo orribile, una bambina di 5 anni altolocata. E il 17 febbraio una donna di nome Claudia Elias nota nella casa di fronte alla sua questa una bambina che sta osservando fuori dalla finestra, però la cosa che le sospettisce è che in quella casa non ci sono bambini, e infatti è la casa appunto di Enriqueta Martí. E notando la somiglianza tra quella bambina alla finestra e Teresita, decide di chiamare la polizia. Le forze dell'ordine perquisiscono la casa di Enriqueta e al loro ingresso trovano due bambine che secondo la donna sarebbero sua figlia Angelita e l'altra una bambina con la testa rasata, una trovatella. Però per fortuna la polizia non crede alla donna poiché nota che entrambe le bambine sono molto spaventate, cosicché decidono di
decidono di interrogarle e la bambina con la testa rasata dice che la donna la chiama Felicidad, ma che in realtà il suo nome è Teresita. Entrambe le bambine raccontano del loro rapimento e che i primi giorni che erano in quella casa, insieme a loro c'era un bambino piccolo di nome Pepito, il quale era stato rinchiuso in una camera da Enrichetta per punizione e a loro era vietato entrare. Però un giorno, approfittando dell'assenza della donna, le due bambine erano entrate nella camera in cui era stato rinchiuso Pepito, ma del bambino non c'era traccia. Trovarono solo tantissimo sangue su un tavolo, sulle pareti e sul pavimento. Quando Enrichetta tornò a casa, capì che le due bambine l'avevano disobbedito, erano entrate nella stanza di Pepito, cosicché a cena le obbligò a mangiare una zuppa nel quale galleggiavano due piedi di bambino. In seguito, poi, con la perquisizione, la polizia trovò una stanza chiusa a chiave nella quale erano contenute ossa intere e polverizzate, capelli, brandelli di corpo, grasso umano, sangue coagulato, tutto conservato e etichettato alla perfezione, e insieme a questi prodotti trovarono anche l'elenco dei suoi clienti speciali che acquistavano sia le prestazioni sessuali dei bambini che le pozioni. Ed era appunto tutta gente altolocata e gente comunque di un certo livello. Tra l'altro la polizia trovò anche diversi nascondigli all'interno della casa e in questi nascondigli furono rilevati anche tantissimi scheletri di bambini, però purtroppo non si riuscirà mai a sapere con esattezza quanti furono i bambini vittime di Enrichetta Marti, poiché tantissime ossa appunto erano state polverizzate, quindi non era più, era impossibile sapere il numero esatto di corpi di bambini. Ovviamente la popolazione si divide in due, perché c'è chi da una parte vuole giustizia, ma dall'altra invece chi teme uno scandalo, proprio perché tra i clienti di Enrichetta Marti c'erano persone di una molto in vista ai tempi. Dopo 15 mesi di detenzione, il 12 maggio 1913, Enrichetta Marti venne trovata morta nella sua cella, uccisa per mano delle sue stesse compagne. Attorno alla figura di Enrichetta Marti si svilupparono diverse leggende, tra le quali che il giorno in cui lei venne uccisa le campane suonarono a festa e nessuno seppe mai dove venne seppellita la donna, proprio per evitare che qualcuno potesse andare a fare dei danni alla sua tomba. Un'altra leggenda invece racconterebbe che la stessa Enrichetta Marti bevesse il sangue delle sue piccole vittime per rimanere giovane e bella, e per questo motivo venne anche soprannominata la vampira di Barcellona. Ora, premetto, io ho fatto fatica a leggere questa storia appunto per i temi trattati, per la crudeltà di questa donna nei confronti dei bambini, ma anche per lo schifo dei suoi clienti, in particolar modo per quanto riguarda il discorso della prostituzione minorile, cioè l'idea che uomini pagassero questa donna per avere dei rapporti con bambini di 5-6 anni, perdonatemi, ma mi fa salire lo schifo più estremo. Ora, come sempre, voglio sapere la vostra opinione. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se conoscevate questa storia e che cosa ne pensate. Come sempre vi invito a lasciarmi un bel like se questo video vi è piaciuto, per aiutare a far crescere il mio piccolo canale Mignon, e ad iscrivervi, perché sono sicura non ve ne pentirete. Detto questo, vi auguro una buona giornata e vi invito ad attendere il prossimo video che uscirà domenica.